Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Oggi ho qui in prova questo bellissimo router Asus DSL AC68VG, un modem router di fascia alta che offre connettività ADSL, oltre a PP over Ethernet per tutti i provider come Eolo, che è ricchissimo di funzionalità. Si tratta infatti di un modello appunto di fascia altissima che offre un po' tutto quello che un appassionato o un piccolo ufficio potrebbe mai volere. Si parla in particolare dell'ottima copertura wifi, della porta 3.0, USB 3.0 per connettere memorie, oppure una chiavetta 3G o 4G esterna che possa funzionare da backup in caso di problemi con la linea principale. C'è anche la compatibilità DECT per collegare dei telefoni cordless di tipo tradizionale e dei fax vecchio tipo. Abbiamo poi client e server VPN integrati per svolgere vari tipi di connessioni. È un pochino veramente tutto quello che potremmo mai desiderare da un prodotto appunto router per la connettività. L'unico vero tallone d'Achille, lo scopriremo fra poco, è il prezzo, che è davvero elevato. Però per chi cerchi un prodotto che non ha rivali, ricchissimo di qualsiasi funzionalità internet ci possa interessare, questo secondo me è un'ottima, ottima scelta. Seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Dunque, questo router offre fondamentalmente tre diverse possibilità per quanto riguarda il collegamento a internet. La principale è sicuramente, eccola qua, la porta ADSL, quindi quella che consente di collegarsi tramite doppino telefonico. Sono supportati un pochino tutti i fornitori e tutte le modalità utilizzate dai provider italiani, quindi non abbiamo problemi con TIM, Vodafone, qualsiasi provider ci venga in mente in Italia di ADSL oppure VDSL dovrebbe essere supportato e funzionare correttamente. Di nuovo vi rimando l'articolo per tutte le indicazioni esatte dei protocolli supportati. La seconda modalità invece è tramite la porta Wide Area Network, eccola qua. Ci consente di collegarlo o a un secondo modem esterno, questo ci viene utile ad esempio in caso stiamo utilizzando un provider di fibra ottica, quindi il router nostro si limita a svolgere le funzionalità di routing e di access point, ma tutto il resto viene appunto demandato al modem esterno, appunto la porta è quella etichettata di blu. La terza opzione che invece abbiamo a disposizione è appunto, eccola qua, quella tramite la porta USB. Che troviamo qui davanti, un USB 3.0. Collegando una chiavetta di un qualsiasi provider internet 3G o 4G, possiamo appunto utilizzare la connettività mobile in caso, ad esempio, internet venga a mancare sulla modalità di connessione principale. Questo è molto comodo perché ci consente di continuare a lavorare anche in caso, appunto, il servizio offertoci dal vostro provider non ci sia più, sia assente per un qualsiasi momento, ad esempio per manutenzione, eccetera. Questa, secondo me, è una cosina molto molto interessante e un valore aggiunto di questo router davvero notevole. Completiamo rapidamente la panoramica delle porte a disposizione. Abbiamo appunto 4 Ethernet RJ45 utilizzabili quindi per connettere altrettanti computer via cavo, una delle quali appunto come abbiamo detto può essere utilizzata in modalità WAN per connettersi ad un modem esterno. C'è appunto la porta ADSL per connettersi appunto su doppino telefonico e due porte telefono, eccole qua. RJ11 che consentono di collegare dei telefoni tradizionali oppure degli apparecchi fax. Vedremo tra poco a che cosa servono. Sul davanti invece abbiamo unicamente questa singola porta USB 3.0. La confezione contiene l'alimentatore del router stesso e questi adattatori. Si tratta di adattatori TAE, che sono il formato standard telefonico tedesco, quindi manca la tripolare italiana, perlomeno nella confezione del modem che ho ricevuto io in prova. Quindi fate attenzione se prevedete di utilizzarlo all'interno del nostro paese, quindi in Italia dovete dotarvi anche di un cavetto telefonico standard con la tripolare terminale, cioè ovvero quella che va inserita all'interno della presa telefonica a muro, perché queste con il nostro paese non sono compatibili. Le capacità wifi di questo router sono uno dei punti sui quali il materiale promozionale picchia di più. Iniziamo dicendo che sono presenti ben 4 antenne e la radio supporta wifi 802.11 A, B, G, N e ovviamente AC, quindi a questo momento la versione più recente. Naturalmente sulle bande a 2,4 e a 5 GHz. La designazione del router, quella stampigliata sul frontale della scatola, è anche AC
2300, che in realtà è un termine marketing molto fumoso che non ha nessun senso dal punto di vista tecnico. Significa fondamentalmente che aggregando tutte le bande il router arriva a 2300 megabit al secondo. In realtà non significa niente. Se vogliamo essere un pochino più concreti, possiamo dire che la velocità massima teorica di trasferimento è di 1625 megabyte per secondo sulla rete 5 GHz e 600 megabyte al secondo su quella a 2,4 GHz. Naturalmente è bene ricordare che questi numeri sono frutto di test svolti in laboratorio in condizioni assolutamente ideali e che chiaramente sono irripetibili all'interno di una casa oppure di un ufficio, quindi non arriveremo neanche vicini a queste velocità. Per massimizzare le prestazioni in ambienti molto affollati c'è la tecnologia MU-MIMO, ovvero Multiple User, Multiple Input, Multiple Output. Che cosa significa? Sostanzialmente che il router è in grado di garantire ad ognuno dei client connessi la propria banda preferenziale. Questo evita che una volta che si connettono molti dispositivi alla rete Wi-Fi si noti il classico calo delle prestazioni al quale siamo abituati. In realtà la tecnologia MU-MIMO viene appunto supportata, garantita fino a un massimo di 3 client connessi contemporaneamente, che comunque è un buon risultato. Per massimizzare invece la velocità citiamo la tecnologia iRadar, che altro non è che il nome scelto da Asus per beamforming. Che cosa significa? Che il router è in grado di modulare le forme d'onde e le frequenze in modo da direzionare il flusso e la ricezione verso i client che appunto ne hanno più bisogno, perché ad esempio sono in direzioni specifiche. Quindi il router non solo irraggia tutto intorno ma cerca di modulare le onde per raggiungere specificatamente i client e così massimizzare le performance. Come dicevamo in apertura, questo router offre una porta USB 3.0. Piccola nota, il posizionamento secondo me è molto infelice perché, come vedevamo, è stata posizionata appunto sotto questo coperchietto di gomma qui sul frontale invece che metterla insieme a tutte le altre porte sul retro. Quindi è stato un posizionamento, una scelta di design secondo me un pelo infelice, perché quando la colleghiamo appunto la chiavetta spunta da davanti. Per il resto funziona veramente bene e ci permette di fare una serie di attività abbastanza variegata. Allora, innanzitutto può essere utilizzata sia per collegare, dicevamo, una chiavetta internet mobile 3G-4G. In questo modo rendiamo disponibile la, appunto una connessione di backup in caso la linea ADSL oppure quella WAN venga a mancare. La seconda alternativa, possiamo utilizzare la porta USB per collegare una stampante USB classica che non sia dotata delle funzionalità di networking e quindi renderla disponibile a tutta la nostra rete, oppure ancora possiamo condividere dei dati in rete tramite una memoria esterna, quale può essere una chiavetta oppure un disco. Ci sono anche alcune app, le chiama Asus, di fatto si tratta di applicazioni che vengono salvate e scaricate direttamente sulla memoria USB. Ci sono delle applicazioni abbastanza interessanti perché si tratta in particolare di un server iTunes, un server FTP e un download manager. Tutte queste applicazioni ci consentono di scaricare e salvare dati in download direttamente sulla chiavetta senza bisogno di mantenere acceso il computer, perché ci pensa il router a lavorare in autonomia. Per quanto riguarda la sicurezza troviamo la funzionalità AI Protection realizzata in collaborazione con Trend Micro. Di che cosa si tratta? Di una serie di strumenti finalizzati sia a proteggere la rete dagli attacchi che proteggere i bambini ed i minori da contenuti potenzialmente inadatti ai loro gusti. In particolare per quanto riguarda la tecnologia di protezione possiamo scegliere ad esempio di bloccare i siti malevoli, viene scaricata appunto periodicamente una lista aggiornata, oppure in attivare una serie di blocchi verso i dispositivi che eventualmente non sono dotati di antivirus oppure sono potenzialmente insicuri. Per quanto riguarda invece la possibilità di proteggere i bambini, possiamo scegliere sia di limitare l'accesso a contenuti inadeguati, come appunto ad esempio contenuti per adulti, la messaggistica, il peer-to-peer, lo streaming, eccetera, oppure imporre delle limitazioni di orario e quindi evitare che passino tutto il giorno attaccati al computer invece di andare fuori a correre e giocare.
Ci sono un paio di funzionalità che probabilmente non interesseranno all'utente home in ambito domestico, ma che sono sicuro risulteranno molto interessanti per chi gestisce un piccolo ufficio. In particolare, questo router Asus è dotato di funzionalità di centralino VoIP. Che cosa significa? Beh, che innanzitutto è in grado di svolgere il ruolo di base DECT, quindi possiamo collegare fino a 5 telefoni cordless tradizionali, quindi non moderni ma anche vecchi cordless, a patto che siano compatibili con la specifica GAP. Ci sono poi due prese telefoniche che seguono lo standard appunto RJ11 alle quali connettere altrettanti fax o telefoni analogici di vecchio tipo. Una volta che abbiamo realizzato il collegamento, il router si occupa appunto di svolgere il ruolo di centralino SIP. Quindi tramite l'interfaccia di controllo del router stesso si possono programmare fino a 10 account VoIP, quindi account SIP, che possiamo poi sfruttare tramite gli apparecchi telefonici che abbiamo collegato. Il router è in grado di supportare fino a 5 telefonate simultanee, quindi possiamo gestire anche appunto un piccolo ufficio direttamente senza altro hardware e senza linee telefoniche aggiuntive. C'è anche una segreteria telefonica integrata e programmabile. Per quanto riguarda il software di gestione, Asus lo chiama Asus VRT. Ed è davvero completo. Ho avuto un piccolo problemino al primo accesso in cui l'interfaccia era in tedesco, trovate i dettagli nell'articolo sul sito, ma per il resto funziona veramente bene. Possiamo controllare un pochino tutti gli aspetti del router, dalla configurazione wireless alle varie funzionalità che abbiamo appena detto, quindi il centralino, il VoIP, la connettività 3G e tutto quello che è appunto il router ad offrire. È chiara, funziona bene, completa. Se proprio vogliamo trovare un difetto, l'unico che ho notato è che secondo me l'interfaccia è un pochino vecchiotta come diciamo look e feel generale, si ispira un pochino alla grafica da videogiochi che secondo me ormai è demodé, ma si tratta veramente di una quisquiglia roba da poco. Il funzionamento è ottimo. Questo router Asus offre anche sia un server che un client VPN. Partiamo dalla componente server. Si tratta sostanzialmente di un Open VPN al quale i client remoti possono collegarsi attraverso ad internet per poi accedere alla rete locale e alle risorse appunto della nostra LAN. In modalità facile basta creare gli account e copiare un file OPVN sui dispositivi che si dovranno poi connettere, quindi è veramente tutto molto semplice. Invece sbloccando la modalità avanzata nella tab adiacente, gli amministratori più scafati e più esperti possono regolare un pochino tutti i parametri di funzionamento. Oltre al server autonomo, quindi non ha bisogno di un computer o di un server vero e proprio dietro, consente ai clienti di connettersi senza nient'altro, troviamo anche un client che permette di connettersi ad un servizio di VPN esterno. Perché questo è molto interessante? Perché in questo modo possiamo far uscire tutti i client che fanno parte della nostra area, della nostra rete locale tramite VPN senza bisogno di configurarli uno alla volta. Quindi configuriamo il client VPN sul router, si connette al servizio remoto e da qui tutto il traffico in uscita da qualsiasi PC o client, telefono, smartphone o appliance che abbiamo in casa passerà appunto per la VPN. Molto molto buono. Cito ancora rapidamente qualche funzione fra quelle che più interessanti che mi sono annotato. Innanzitutto c'è un client per Dynamic DNS integrato, quindi il router è in grado di mantenere allineato il nome a dominio dinamico autonomamente. Sono supportati vari servizi, tra cui uno gratuito offerto da Asus e anche NoIP. C'è poi la rete guest a 2,4 e 5 GHz per consentire appunto l'accesso a internet ai nostri ospiti di casa senza dare loro accesso alla rete locale, e il quality of service, quindi il QoS, per priorizzare alcune applicazioni e fare in modo che alcuni client non saturino involontariamente tutte le risorse che abbiamo a disposizione. C'è poi anche la possibilità di pianificare l'autoriavvio. In realtà a me il router durante la mia prova non si è mai bloccato, però chi si è preoccupato che il router possa bloccarsi può valutare anche di pianificare l'autoriavvio, che a un certo punto riavvia il router e quindi instaura nuovamente la connessione. Bene, sull'articolo di turbola.it trovate ancora qualche considerazione sui pulsanti frontali per accendere e spegnere le luci LED, i vari LED, le dimensioni e il Wi-Fi.
A questo punto arriviamo alle conclusioni, cosa ne penso di questo router? Ragazzi, sicuramente questo router è una bomba, veramente, è uno dei migliori prodotti del suo tipo che io abbia mai avuto modo di utilizzare. È super stabile, wifi potentissimo, un sacco di funzionalità, c'è anche la possibilità di avere una segreteria telefonica e centralino VoIP integrati, quindi ci sono veramente tutto quello che possiamo aspettarci. Client e router, client e server, VPN, per me molto importante. Quando sono fuori casa e magari mi voglio collegare qui nel mio ufficetto, ho anche la possibilità di farlo, quindi secondo me questo router è veramente un ottimo ottimo prodotto e lo consiglierei un pochino a tutti, non fosse per un particolare aspetto. Costa 556 euro. Ora è vero che siamo su un prodotto che attacca la fascia altissima del mercato, in particolare per tutti gli appassionati di smanettoni o chi debba gestire un piccolo ufficio, si tratta di soldi veramente ben spesi, perché c'è tantissimo valore all'interno di questo prodotto. Per chi invece abbia necessità minori, magari non abbia bisogno del server VPN, del client, di tutte le funzionalità di gestione dei telefoni, degli account SIP, di tutte queste caratteristiche che ho esposto nella review, probabilmente accontentandosi di un prodotto di fascia minore si può risparmiare qualcosina. Quindi se potete affrontare la spesa, 556 euro è il prezzo che ho trovato sulla strada in questo momento, fatelo senza indugio, perché il prodotto è veramente buono. Però se vi sembra una cifra esagerata, valutate bene le vostre necessità. Da Zani di turbolab.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace sul pulsantone qua sotto, per me è sempre molto importante, quindi ti ringrazio in anticipo se lo farai. Per essere notificato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare invece di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qui sotto. Al prossimo video, ciao!